L'attenzione del mondo sportivo si è accentuata in questi ultimi anni sullo sviluppo tecnico ed estetico di un affascinante esercizio atletico, il salto in alto, poiché limiti ritenuti al di sopra di ogni umana possibilità sono stati più volte raggiunti e superati. La continua evoluzione dei risultati nel salto in alto maschile e femminile richiama l'attenzione sul perfezionamento e l'affinamento della tecnica esecutiva contemporaneamente all'innalzamento attraverso l'allenamento specifico delle qualità condizionali proprie della disciplina. È stata antica aspirazione dell'uomo il volare con i soli suoi mezzi, il vincere con i propri muscoli la forza di gravità. Infatti, ogni persona che salta porta in sé, più o meno inconsciamente, la poesia di Icaro, il sogno meraviglioso del volo. Il salto in alto, come poche altre discipline, ha correlato la sua storia con quella dell'evoluzione stilistica. E questo dimostra come l'uomo si sforzi continuamente di migliorare la tecnica e vada alla ricerca di quegli accorgimenti biomeccanici capaci di ottimizzare il rendimento. Si passa così dal salto a forbice all'orein, dallo scavalcamento ventrale, allo stile odierno universalmente utilizzato, lo scavalcamento dorsale o Fosbury Flop, dal nome del saltatore americano Dick Fosbury che per primo lo utilizzò, portandolo all'attenzione del mondo intero. Gli studiosi ed i tecnici analizzarono questa tecnica e nel giro di pochi anni si cominciò ad utilizzarla universalmente. La rincorsa si compone di una prima parte normalmente rettilinea che si immette in una curva finale, la quale permette al saltatore di mantenere il corpo inclinato fino allo stacco. La caratteristica peculiare di questa fase è di creare automaticamente i caricamenti e le rotazioni necessarie al salto, senza rilevanti perdite di velocità e sottrazioni di energia allo stacco. La fase tecnica successiva alla rincorsa è quella di stacco che può avvenire con slancio delle braccia alternate, gamba libera flessa e alta velocità esecutiva. Questo primo tipo di salto viene detto Fosbury classico o Flop 1, in quanto ricalca i canoni del suo inventore. Altri saltatori utilizzano uno slancio sincrono delle braccia, caricamenti più accentuati e velocità esecutiva più ridotta. Questa variante prende il nome di Flop 2. Attualmente molti saltatori utilizzano tecniche miste tra il flop 1 e il flop 2.
Il valicamento avviene al termine della fase di massima verticalizzazione del corpo. Superata l'asticella, si affonda il sistema a testa spalle, cercando di mantenere alto il bacino fino al superamento dell'asta. In seguito avviene il richiamo delle gambe con relativo svincolo. La caduta sui materassi si effettua con anticipo delle spalle. Osserviamo ora alcuni esempi di come proporre fin dai primi approcci motori l'elemento salto. È importante osservare il comportamento motorio di un gruppo di ragazzi che si muove liberamente nello spazio e si appresta al superamento di ostacoli diversi ed occasionali disseminati sul terreno. Queste osservazioni danno certamente informazioni utili riguardo la naturalezza del gesto, la lateralità più o meno strutturata e la eterogeneità spontanea nella tecnica di salto. Il gioco deve sempre porsi come aspetto dominante nelle esercitazioni che vengono proposte. Queste, da un carattere iniziale di istintività, progressivamente diverranno sempre più strutturate e mirate. Altro aspetto da ricercare attraverso le esercitazioni proposte è quello del coinvolgimento e della responsabilizzazione dell'intero gruppo. Un semplice reticolo costruito con nastri colorati dà la possibilità ai ragazzi di effettuare salti molto eterogenei e li pone di fronte ad un valido esercizio di valutazione spaziale. L'esercizio che segue permette di curare contemporaneamente due aspetti della tecnica del salto, la corsa in curva e lo stacco. Durante lo stacco si puntualizzano le posizioni di tre zone corporee: gli arti superiori, il capo ed il ginocchio della gamba di volo. Durante la corsa in curva si curerà la posizione inclinata del corpo e l'appoggio laterale del piede.
Al lavoro di gruppo sono alternabili esercitazioni a coppie. Questi esercizi progressivamente toccheranno le varie parti del salto: la rincorsa, lo stacco nelle sue più svariate forme, il valicamento e la caduta dorsale. Come scelta metodologica abbiamo preferito effettuare un breve commento introduttivo inerente alle varie esercitazioni, quindi lasciare il commento stesso alle immagini nell'auspicio di risultare sufficientemente esaustivi. Poniamo ora particolare attenzione ad una zona dell'arto inferiore tanto importante quanto delicata, il piede e la caviglia nel suo complesso. Come si può notare dalle immagini, la zona tibio-tarsica durante le fasi della rincorsa in curva e dello stacco viene particolarmente sollecitata. Diventa quindi prioritario, fin dalle prime esercitazioni giovanili, curare particolarmente questo distretto corporeo, cercando di prevenirne eventuali futuri traumi. Thank you.
Gli esercizi gioco, effettuati utilizzando attrezzi come funicelle, piani inclinati, una tavoletta basculante, possono efficacemente servire al nostro scopo. Altrettanto importanti sono andature e saltelli vari da effettuarsi a piede nudo. Le zone di lavoro possono variare: la sabbia, tappeti morbidi, manti erbosi. Anche per questo distretto corporeo le esercitazioni diventeranno sempre più specifiche e mirate. Si passerà quindi da saltelli laterali nelle forme più variate ad esercizi di corsa in curva tra due o più corsie, puntualizzando l'attenzione sull'appoggio del piede a terra e sui cambi di inclinazione. L'azione di stacco può passare da una cura più generale, attraverso esercizi alla spalliera, ad esercitazioni più specifiche, quali le andature con stacchi alternati e col solo piede di stacco. I vari esercizi gioco andranno poi riportati in pedana, dove sarà utile esercitarsi in salti con stili variati, quali frontale, ventrale e forbice. Di preferenza si utilizzeranno salti a forbice e con tecnica dorsale. Molto importante sarà abituare i giovani ad esercitarsi durante i salti sia con l'arto destro che con quello sinistro. Questo permetterà di affinare la coordinazione e sensibilizzare, in azioni tecniche mirate, gli arti inferiori. Passando attraverso i vari livelli della qualificazione, il saltatore si forma sia dal punto di vista condizionale che tecnico, per giungere quindi allo stadio più elevato, l'alta qualificazione.
Possiamo notare negli esercizi che seguiranno che strutturalmente il lavoro svolto è similare a quello eseguito in età giovanile. Muta viceversa in modo rilevante la precisione esecutiva e l'intensità dei carichi di lavoro. Nella rincorsa si puntualizzerà ed affinerà il concetto di corsa curvilinea. Si utilizzeranno allo scopo curve con raggi variati e cambi di inclinazione. A volte attrezzi molto semplici, quali corde elastiche, potranno essere un valido ausilio per la puntualizzazione di particolari tecnici. Grossa cura andrà rivolta ai passi precedenti lo stacco e dallo stacco stesso. Queste fasi andranno esercitate sia in modo analitico che globale. Potrà essere di aiuto l'utilizzo di piani inclinati con varie angolazioni. Lo stesso ausilio lo si potrà trovare in andature su gradinate e stacchi tra plinti di varia altezza. La fase di valicamento andrà esercitata con imitativi sempre più simili al salto. Oltre agli esercizi in sospensione, potrà essere molto utile l'uso di un trampolino elastico, che aumentando notevolmente il tempo di volo permetterà di curare in modo più preciso i particolari del valicamento.
Didatticamente, anche per atleti evoluti, nel lavoro tecnico svolto in pedana è conveniente utilizzare esercitazioni che si avvicinano al salto nella sua completezza. Questo deve avvenire in modo dinamico fin dalle prime proposte. Quindi si inizierà proponendo curve finali con stacco a vuoto, salendo sui sacconi. In seguito, la sola curva finale sarà utilizzata per salti a forbice, utili per puntualizzare la posizione del corpo nella presentazione allo stacco e nella fase di verticalizzazione. Completeranno il lavoro tecnico salti dorsali con curva finale e con rincorsa completa. L'espressione più vera e completa del salto la si riscontra sempre durante la competizione. Le esecuzioni di saltatori d'alto livello ci danno quindi l'opportunità di riassumere e focalizzare maggiormente i concetti fin qui esposti.